Ragazzi, bentornati al canale che pirata. Improvvisazione, come abbiamo detto nell'ultima lezione, improvvisazione improvvisazione della musica e avere chiaro in mente i propri testi per fare qualcosa. Questo è ciò che ci prefigge Karaoke Pirata e il metodo Kosh. Avere un testo, una poesia, come dimostra un mio amico, significa avere molto. Significa avere una canzone, significa avere la musica, significa avere il mondo. Quindi ogni testo può essere applicato a qualsiasi tipo di canzone. Questo è il bello della voce. Un testo può essere applicato a una canzone che va dalla classica al metal, dal punk alla jazz. Questa è l'importanza del testo e della voce. Quindi adesso, proprio per dimostrarvi questo, improvviso su una base blues jazz su Black Music il mio profumo di sigarette rose. Lo improvviso, ragazzi, con voi, l'ho provata pochissime volte. L'ho provata una volta per me e adesso la sto provando per voi, per farvi capire quando un testo faccia bene alla musica, a ogni tipo di musica, e quando un testo serva, un testo valido per fare ogni tipo di musica, un testo, e secondo me anche di qualunque, anzi, non secondo me, è così, di qualunque lingua, perché la musica è comunicazione, la musica è un oggetto sonoro che serve a comunicare. Adesso vi faccio Profumo di sigarette rose improvvisato sul blues e sul jazz di Black Music. Il testo è pronto, andiamo. Improvvisativa è importante, quindi avere un testo fa sì che fa sì, abbassiamo blog. Avere un testo fa sì che qualcuno che ognuno può improvvisare il proprio testo su qualsiasi tipo di musica. Abbiamo visto questa canzone, la canzone The Oxygen, una canzone che è stata improvvisata su una musica alla Prodigy, cioè piena di musica elettronica, effetti spaziali, potente. Però va bene un testo, come avete potuto notare, un testo può andare, una lirica può andare bene su tutto, puoi scrivere anche, però la lirica, poi questo è un altro passaggio che faremo, perché una cosa è leggere un testo, un giornale, no? Un quotidiano e provare a cantare quelle parole, e un'altra cosa è un testo. Il testo ci vuole, il testo è come una poesia, deve essere corto, deve essere corto, ma deve essere esauriente, deve essere leggero, ma deve essere pesante, deve dire delle cose, ma non le deve dire, deve far intendere, beh, è questo, deve far capire delle cose, ma non le deve far capire. Un testo fatto bene, di certo ti aiuta
nella trasposizione in musica, come abbiamo potuto notare, Profumo di sigarette rose, adesso l'ho improvvisata con voi, ma quella non l'avevo mai provata, era un testo che tenevo vecchio, e che, un te, no vecchio, un testo nuovo, che però non ho mai usato, non ho usato neanche nell'album d'Ottice, l'ho usato in quest'ultima canzone che è uscita su YouTube, e su questa improvvisazione di Black Music. Alla prossima, ragazzi!